Buongiorno e benvenuti alle nostre breaking news. 2 anni e 4 mesi per Piero Mancini. Il presidente del Collegio del Tribunale di Arezzo, Filippo Ruggero, ha pronunciato il verdetto che ha assolto invece Jessica Mancini e il commercialista Giovanni Cappietti. È stato l'ultimo atto di una vicenda giudiziaria che è durata per molti anni e che ha visto la sua conclusione nelle aule del Tribunale di Arezzo. Sono 69 i tamponi positivi a fronte di 443 tamponi effettuati, i tamponi positivi del giorno, 13 le persone ricoverate in bolla Covid, una in terapia intensiva all'ospedale San Donato. Questa è la situazione sull'andamento dei contagi. Lo sport e il calcio, Paolo Giovannini è sempre più vicino alla risoluzione con il Pontedera. Giovannini non rientra nei piani della nuova società. Il manager Garfagnino è quindi in procinto di lasciare la società che ha contribuito a portare nel professionismo, lanciando soprattutto i giovani, ed è lui dunque il maggiore indiziato a prendere le redini dell'area tecnica dell'Arezzo. In settimana ci sarà l'annuncio ufficiale. Queste erano le nostre breaking news.